oggi trofei atriche. Due parole greche che si ispirano al celebre aforisma di Ippocrate, il padre della medicina, il cibo, appunto, sia la tua medicina. A chi non piace quel croccante, profumato, invitante, abbrustolito che si forma in fritture grigliate, con forni ad alta temperatura per il pane, le patate, i biscotti oppure i cracker, pane croccante, persino nel caffè tostato e che diventa oggetto di desiderio. Soprattutto tra i bambini, oltre che per noi adulti. Eppure quel croccantino che ci piace tanto è, attenzione, a forte rischio cancerogeno. Gli allarmi vengono da più parti, soprattutto dall'EFSA, l'European Food Safety Authority, l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare. E dicevamo l'acrilammide sotto il nostro osservatorio. Che cos'è l'acrilammide? Come si forma? Quali effetti produce nel nostro organismo? Quali sono i cibi più incriminati? Quali i rischi per noi consumatori? Quali sono i consumatori più esposti? Quali sono le soglie sotto le quali siamo ancora sicuri? Sono domande preoccupate e legittime alle quali tutti quanti vogliamo risposte. Per darle con noi una specialista, Marta Marino, medico veterinario, benvenuta dottoressa, specializzata in ispezione alimenti. Nel Dipartimento di Medicina Veterinaria nell'Università Federico II di Napoli. Dunque, dottoressa Marino, diamo prima, come dire, una definizione. Che cos'è questa acrilammide? L'acrilammide è un contaminante chimico che si forma negli alimenti nel processo di cottura. Si forma a partire dai carboidrati, quindi tutti gli alimenti che contengono amido, pane, pasta, cereali. E amminoacidi. Gli amminoacidi sarebbero i mattoncini che compongono le varie proteine. Quindi, in presenza di questi due elementi e a cotture specialmente superiori ai 120 gradi, in assenza di elevati gradi di umidità, si forma questa sostanza. Quindi si forma naturalmente attraverso una reazione che si chiama reazione di Maillard, che dà appunto quel sapore croccante, abbrustolito che tanto ci piace, tipico per esempio dei prodotti fritti, dei prodotti abbrustoliti, dei prodotti arrostiti. Ecco, ma ricordiamo, l'acrilammide è anche una sostanza chimica che è presente in molti oggetti, Sì, utensili, plastica. certamente. Infatti i primi studi vennero fatti appunto nell'acrilammide come additivo all'interno delle plastiche. È stata studiata per le prime volte nella sicurezza sul lavoro, quindi per i lavoratori, dove è stato riscontrato una grande incidenza di danni al sistema nervoso. Inoltre l'acrilammide è presente anche nel fumo delle sigarette, quindi sia con il fumo attivo che con il fumo passivo noi assumiamo elevate quantità di questo contaminante chimico. Che come vediamo dalle immagini, vedete, è presente soprattutto nelle chips, nelle patatine fritte, insomma, quelli Tutto sono tutto quello che è ciò che è fritto ad alta fritto, temperatura. tostato, cotto nel forno a più di 120 gradi, tutti questi alimenti contengono acrilammide, anche lo stesso caffè ne contiene elevate quantità. Infatti il caffè è una delle più grandi fonti di contaminazione per l'uomo adulto, mentre le patatine, i cracker riguardano per lo più i bambini. Sì, ecco, diciamo subito, per non essere fraintesi, che ovviamente anche qui in questo caso si deve parlare di quantità, di frequenza con cui si assumono queste sostanze, questi alimenti, questi cibi. È chiaro che se tutti i giorni o tutte le sere facciamo la fila davanti ai negozi Alle di rosticcerie. patatine fritte, certo che il rischio aumenta, ma Molto. se invece è vero, noi, come dire, limitiamo, diluiamo nella giornata, nella settimana In questi alimenti. generale, il consiglio sull'alimentazione è avere un'alimentazione variata. Bisogna variare il tipo di alimento e il tipo di cottura. Questo è il modo per essere più sicuri. Un giorno si può anche mangiare il fritto, ma non tutti i giorni. Magari il giorno dopo possiamo mangiare qualcosa cotto al vapore, al forno, anche degli alimenti crudi, la verdura cruda, una bella insalata. Insomma, l'importante è non ripetere la stessa abitudine alimentare nell'arco della settimana molto spesso. Infatti anche l'EFSA ci raccomanda di tenere dei diari alimentari dove noi possiamo riportare ciò che mangiamo durante la settimana in modo tale da renderci conto delle nostre buone o cattive abitudini. Ecco, vediamo un po', riepiloghiamo poi i cibi più incriminati, quella è una specie di classifica, come dire, dove possiamo anche dare qualche consiglio alternativo, perché vedete dalle immagini il 50-90% le patatine fritte, il caffè anch'esso, come dicevamo prima, le verdure ovviamente se passate fritte in padella. Diciamo che quale può essere l'alternativa? Noi che cosa? Facciamo una,
Per 2 o 3 giorni un'ideale varianza, diciamo, di... Sì, bisogna variare, bisogna stare attenti specialmente ai bambini. Per esempio la cattiva abitudine di abituare i bambini a mangiare le patatine fritte in busta costantemente ogni volta che escono di casa, come premio, come sfizietto. Ci si può tranquillamente alimentare con dei cibi fritti, basta per esempio chiedere al proprio ristoratore di non consegnare questi alimenti molto abbrustoliti, molto scuri. Infatti il livello di acrilammide è direttamente proporzionale allo scuro del dorato. Più tende al marrone e meno al dorato, più è presente l'acrilammide. Ecco, prima abbiamo visto un operatore con un misuratore, credo, del grado di temperatura, sì, perché la temperatura è, come dire, l'elemento, il fattore scatenante. Sì, 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 che innesca questo tipo di reazione, la reazione del Maillard. Insomma, per cotture inferiori ai 120 gradi con elevati gradi di umidità, noi abbiamo una riduzione della produzione dell'acrilammide. Tant'è vero che alcuni consigliano, per esempio nel cucinare le patate arrosto, di dargli prima una bollitura e poi di infilare nel forno. Questo consente di ridurre il tempo di cottura all'interno del forno, quindi la produzione di acrilammide, però di avere lo stesso delle patate che sono da una parte cotte e dall'altro croccanti. Anche magari riducendo, abbassando leggermente la temperatura, vero, di frittura? O abbassando la temperatura di frittura o utilizzando gli alimenti con un alto grado di umidità. Sì, ecco, quali, diciamo, quindi, come dire, assumere con frequenza eccessiva questi alimenti può produrre effetti negativi sull'organismo. Sì, effetti negativi sulla salute dell'uomo. L'acrilammide è stata valutata in letteratura, crea dei danni al sistema nervoso, questo è stato ormai validato. L'IARC, che è l'Agenzia Internazionale per lo Studio delle Patologie del Cancro, l'ha valutata come una sostanza probabilmente cancerogena. Infatti, quando l'acrilammide viene assunta per via orale, viene assorbita dal nostro organismo dal tratto gastroenterico e con la circolazione arriva in tutti i nostri organi. Qui viene metabolizzata e uno dei suoi metaboliti è particolarmente pericoloso perché penetra nelle nostre cellule e va a danneggiare il DNA, creando quindi delle mutazioni e probabilmente induce il cancro, quindi è una sostanza che favorisce l'induzione dei tumori. Sì. Inoltre ha degli effetti nocivi sul sistema riproduttore maschile, quindi per soggetti che già subiscono patologie di ipofertilità è consigliato un'attenzione particolare sull'alimentazione, lo stesso per le donne, quindi situazioni di difficoltà nell'avere figli, bisogna anche avere attenzione a ciò che si mangia e a come lo si cucina. Sì. E questi sono i principali danni, ma l'acrilammide è una sostanza che è ancora in fase di studio e quindi gli scienziati si lasciano delle porte aperte per danni ed eventuali effetti collaterali. Sì, qui vediamo soltanto per uso dimostrativo, perché c'entra poco, insomma, con quello. Però ecco, vediamo un modo di con cui si può cuocere la carne. Esatto, diciamo che se accanto a questo facciamo una bella bruschetta, poggiamo una bella bruschetta e la brustoliamo per bene fino a diventare marrone, stiamo assumendo una bella dose di acrilammide. Quindi dobbiamo evitare anche per la carne tutte le bruciacchiature, come dire, le incrostazioni scure. Sì, diciamo per la carne abbiamo anche altri tipi di problematiche relativi ad altri tipi di contaminanti chimici, per esempio gli idrocarburi policiclici aromatici che magari sono presenti in quantità maggiori, però in generale questa è l'indicazione, cioè evitare che gli alimenti siano overcooked, cioè siano troppo cotti, bruciacchiati, troppo scuri, anche se sono saporiti ed alcuni consumatori piacciono così, dobbiamo sapere che questi possiamo concederceli una volta a settimana. Non di più. Parlavamo dei consumatori più a rischio sono i bambini ovviamente, perché più piccoli, quindi più esposti a diciamo alle quantità. Sì, perché essendo più piccoli, avendo comunque un sistema di autodepurazione, parliamo del fegato, dei reni, non efficiente come un individuo adulto, sono più esposti, anche perché a parità di peso, se noi somministriamo a un bambino 50 grammi di patatine fritte, lui assume una quantità di acrilammide superiore rispetto ad un adulto, che invece a parità di peso ne assume di meno. Ecco, qui vediamo appunto la sede dell'EFSA, l'Agenzia Europea per la Sicurezza del Cibo. L'EFSA ovviamente mantiene sotto controllo, monitora questa situazione dell'acrilammide, però non può esercitare... Nell'Europa può farlo, può esercitare poteri coercitivi nei confronti dei Paesi membri, quindi raccoglie dati e dà avvertimenti. Sì.
diciamo, l'EFSA ha attivato una call, cioè ha chiesto a tutti gli stati membri di campionare i loro alimenti, analizzarli e poi inviarle i dati. In questo modo lei riesce a fare dei grafici, delle tabelle dove si tiene sotto controllo il livello medio dell'acrilamide. Questo serve perché nel 2013 la Commissione Europea ha emanato una raccomandazione dove ad ogni tipo di alimento viene associato un intervallo di contenuti di acrilamide. Questi non sono limiti di legge, quindi se un alimento supera questi limiti non è pericoloso, quindi non è che deve essere tolto dal commercio, bisogna fare multe al produttore, ma lo Stato membro interviene su quel produttore e va a valutare il motivo per il quale è stato superato questo limite, che potrebbe essere un errato utilizzo della materia prima, errati processi di cottura, insomma lo Stato membro interviene, modifica questa situazione e fa sì che il livello rientri all'interno di questi intervalli. Il livello di alert si abbassi, diciamo, che si riduca il rischio. Esatto, perché l'EFSA ha emanato delle linee guida che servono ad indicare ai produttori come fare per ridurre questi livelli di acrilamide. E quindi l'operatore ha tutti gli strumenti per ridurre questi livelli e quindi rendere più sano il proprio prodotto. Ecco, voi medici veterinari avete appunto questo, diciamo, importante compito di controllare il cibo di produzione animale dall'origine. Siete tutti i giorni, tutte le mattine presso ai mercati, controllate anche negli esercizi commerciali. Ecco, quale grado di sensibilità abbiamo noi in Italia rispetto a questo problema? In Italia c'è un alto grado di sensibilità, infatti abbiamo il Piano Nazionale Integrato che prevede i campionamenti di alimenti in fase di commercializzazione appunto per l'acrilamide. Tant'è vero che l'EFSA aveva consigliato per l'Italia un numero di campionamenti all'incirca 200. L'Italia è stata bravissima, ne ha fatti più di 250. Quindi i nostri ispettori che sono sul campo monitorano in modo molto accurato e accorto questo contaminante chimico, anche perché ricordiamolo che l'EFSA è in Italia, a Parma, e quindi la sicurezza alimentare è italiana e il nostro livello di attenzione è sempre molto molto alto. Inoltre in Italia esiste un solo limite normato di legge per l'acrilamide per il decreto legislativo 31 del 2001, che è nell'acqua d'uso umano. Quindi noi nell'acqua controlliamo la presenza di acrilamide proprio per normativa e in quel caso, se il livello viene superato, possiamo anche agire in modo coercitivo. Ecco, notizie di questi giorni, la Danimarca è il primo paese europeo ad aver abbassato, diciamo volontariamente, quindi con una decisione, un provvedimento governativo, la percentuale, la soglia di acrilamide. Diciamo è un esempio che potrebbe essere seguito anche da noi. Esatto, la Danimarca ha messo in atto tutte quelle strategie che l'EFSA ha suggerito ai produttori per far sì che i prodotti a base di amido, pasta, patate, crackers, cereali, abbiano un contenuto inferiore di acrilamide rispetto ai colleghi europei. Bene, noi torneremo su questo argomento, su quale abbiamo parlato, se ricordo bene, qualche anno fa. L'acrilamide è sempre un argomento di grande presa, ci preoccupa, insomma, e quindi noi dobbiamo, comunque siamo sempre noi consumatori, arbitri della nostra salute, è vero? Certo, noi diamo dei consigli, poi sono loro che scelgono.